È partita però per davvero solo fra Costa d'Amalfi. Palla bassa dell'Aventura. Occhio all'errore della squadra di Ferullo. Bravo Napoli a fermare Salvato sulla corsa. La palla resta lì. Bazzano poi calcio alto, però ha fischiato il direttore di gara. Asciuti verso Marino. Lo lascia oscillare Capaldo con un brivido. Occhio a Mascolo. Mascolo sulla linea. Salva tutto Maiocca. Ma che brivido! Ci sono fasi dove il vento è davvero forte, ragazzi, amici sportivi che state seguendo da casa, e fasi dove il vento però dà tregua ai 22 in campo. Rapido se sembra voler però sospendere la partita, a mio avviso. Si dirige negli spogliatoi. Mascolo. Lettieri, il break, Lettieri prova il destro! Il gol di Manuel Lettieri che la sblocca. Il San Tommaso ha accorciato le distanze in casa della Palmese e 0-0 Cervinara Acropoli, con Befi però che ha fallito dal dischetto la chance per portare in vantaggio il Cervo. Marsiglia subito, Costa d'Amalfi in attacco. Marsiglia in aria sul destro, non è il suo piede, rigore, però c'è il rigore dopo il tocco di braccio di Mario Tirri. Parte Mascolo, la parata di Buoniconti, poi Mascolo, rete! 2-0 per il Costa d'Amalfi con il brivido. Con il brivido, il raddoppio del Costa d'Amalfi con Mascolo. Palla sul secondo palo, lo stacco di Della Ventura, ci mette i pugni Napoli, la palla però resta lì, il vento la fa allontanare, poi Tirri, non c'è nulla, poi Capaldo svirgola la sfera, Mascolo. Molto bene per Marsiglia, può mettere in mezzo Marsiglia, uno sguardo in aria, Marsiglia rientra sul sinistro, ancora Marsiglia, il destro, grande parata di Buoniconti, la palla resta lì, spazza Nappo. Tibet, tocco di braccio, non secondo Pascuccio, Mascolo può cacciare, non lo fa, poi in seconda battuta lo fa, giro Mascolo, i pugni di Buoniconti. Fischia Pascuccio, salvato, la palla in mezzo, la palla resta lì, qui c'è il calcio di rigore. Dell'Aventura è stato molto bravo a procurarsi il calcio di rigore. I fischi del pubblico del Costa d'Amalfi, parte Balzano, il tiro, il palo e il palo. Quindi Solofra che non riesce a riaprire la partita. Mascolo. Lettieri, la palla è buona per Marino, non si è fuori gioco, Marino! E il rigore è sfallito e il gol di Marino e finisce qui Solofra Costa d'Amalfi 3-0. 0 Scavalese 0 e Faiano 0 Santa Maria 2, in vantaggio anche esterno del Sant'Agnello in casa del Castel San Giorgio. Ferullo, palla d'uscita, batte Lettieri, oggi a Palumbo, la spizza per Catalano al destro, alto, maggiore tenacia, tutte componenti che hanno favorito il Costa d'Amalfi alla vittoria netta, meritata. Spina il tiro, e sfiora lato rete qui, importante colpo anche dell'Eclanese che oggi festeggia la salvezza a mio avviso. Parte Mascolo, la palla passa, traversa, la palla resta lì, però Ronga non è riuscito a ribadire in rete. Buoniconti. Si gioca un altro minuto, credo. Salvati. Sul sinistro, blocca. E qui finisce la partita. Solofra 0, Costa d'Amalfi 3 di Lettieri, Mascolo e Marino, le reti.